tecniche sono modi per avvicinare alla pratica, ma poi la meditazione in se stessa, che cos'è? Semplicemente essere se stessi, nient'altro. Non fare niente, la non azione, che è il metodo del Tai Chi, è anche il metodo della meditazione, il non agire, ma il lasciare agire. Non agire, che non significa frenare l'azione, frenare il pensiero. Non agire significa lasciarsi invadere dall'azione che già c'è. Anche in questo momento che non fate niente, vi basta semplicemente ascoltare e sentite che c'è un'azione di energia, di tutto quello che volete, un movimento continuo dentro di noi, all'esterno di noi. E ci stanchiamo molto meno quando fluiamo con questo tipo di azione, che è l'azione del Tao, il simbolo che conoscete molto bene, che è questo fluire costante. Facciamo ancora qualche respiro profondo e cominciamo innanzitutto a collegarci con il flusso costante del respiro e attraverso il semplice respiro sentiamo di poterci rilassare nel fluire. Sentiamo l'inspirazione che espande il corpo senza forzare, lo espande dall'interno e sentiamo ad ogni espirazione la sensazione del rilascio del respiro. Ci colleghiamo ancora di più con l'espirazione. Proviamo a portare l'attenzione principalmente sull'espirazione. Espiriamo completamente. Sentiamo il nostro modo di espirare. Sentiamo se tendiamo a trattenere l'espirazione. E non ci preoccupiamo, in qualsiasi modo sentiamo l'espirazione, semplicemente lasciamo andare e lasciamo che il respiro stesso si approfondisca da sé, con la nostra unica intenzione di essere rilasciati e naturali. Man mano che entriamo in contatto con l'espirazione, riprendiamo la sensazione di rilasciare il peso al nostro sostegno. Sentiamo il sostegno e abbandoniamo il peso. Man mano che abbandoniamo il peso, sentiamo di poter lasciare andare anche le tensioni, lo sforzo. Sentiamo un sostegno chiaro, sicuro e potente sotto di noi. Sentiamo la presenza potente della terra e a questa presenza sentiamo di poter lasciare ogni sforzo e ogni peso. Prendiamo qualche momento per sentire la presenza della terra sotto di noi. E noi come un piccolo puntino che può abbandonarsi, restando cosciente e osservando questo rilassamento. Osserviamo il rilassamento a cui sempre di più accediamo man mano che ci abbandoniamo. Dalla terra sentiamo il nostro asse che percorre il corpo con una linea infinita. Si espande
fino alla sommità della testa e dalla sommità della testa si prolunga all'infinito verso il cielo. Sentiamo di essere appesi al nostro asse. Siamo appesi al nostro asse, quindi la colonna è dritta, senza sforzo. Sentiamo il nostro asse che penetra nelle profondità del cielo e sentiamo le sensazioni che accadono dentro di noi quando entriamo in contatto, sentiamo interiormente la presenza del cielo sopra di noi. Possiamo immaginare la presenza della terra, che in realtà non è separata dalla presenza del cielo. Sentiamo la terra che si estende e incontra il cielo e viceversa, il cielo che si estende e incontra la terra. E noi al centro, nutriti da questo scambio continuo dell'energia della terra che risale e l'energia del cielo che scende. Sentiamo l'energia della terra che risale lungo la colonna e l'energia del cielo che ridiscende dall'alto verso il basso, fino alla terra. E restiamo per qualche momento nel percepire questo flusso costante, questo scambio costante di energia in cui noi siamo al centro. Ora lasciamo andare questa visualizzazione, mantenendo però la sensazione di equilibrio nel semplice essere seduti, nel semplice essere presenti a ciò che è presente. Sentiamo il nostro essere presenti a ciò che è presente e notiamo che questo è privo di sforzo, che questo è semplicemente essere consapevoli. Lasciamo che ogni sensazione fluisca e defluisca secondo il proprio ritmo. Non cerchiamo sensazioni in particolare e non allontaniamo nessuna sensazione che si manifesta. In questo non cercare e non allontanare, approfondiamo ancora di più il nostro essere semplicemente presenti a ciò che è presente. Possiamo vedere com'è questo essere presenti. Non ha distinzioni al proprio interno. È consapevolezza uniforme e che abbraccia ogni cosa. Facciamo un respiro profondo.